Ok, come sistemiamo questa bella ragazzona? Non capisco se questa bibita mi dà 45 punti esperienza o 45 di esplosivo. A quanto pare esplosivo. Hai disinnescato la bomba. Ah, Lucas, dove sei? Eccoti qua, mascalzone. Dannazione, l'hai fatto, vero? Lo so. Hai disinnescato quella cosa. Ecco la tua ricompensa. Perché non ti trasferisci qui? Ci servirebbe una persona come te. C'è una casa vuota. Ecco la chiave e... Ti ringrazio! Oh, finalmente un posto dove trasferirmi! E saliamo di livello! Beh, una maggiore precisione ci può essere d'aiuto. E una comprensione maggiore ci aiuterà meglio con i libri. Ah, finalmente casa nostra! Salve! Lascia che mi presenti, sono Wadsworth, il tuo maggiordomo robot personale. Ah, che bello! Abbiamo una cucina, abbiamo un piano di sopra, abbiamo un posto dove mettere le bamboline da collezione, abbiamo addirittura uno scantinato! Incredibile! E abbiamo delle armi per terra! D'accordo, una cosa alla volta. Quanti regali in questa casa, mamma mia! Ehi, mi sembra di riconoscere questo abito! Sì, una volta lo scienziato utilizzava dei jeans. Quanta bella robina oggi! Ah, finalmente posso mettere giù tutta la roba che non ci serve. One hour later. Ora che mi sono liberato, posso prendere la roba che mi serve. Perfetto, siamo pronti a partire ora. Tra l'altro questa casa c'ha pure uno scantinato. Andiamo a vederlo. Ok, il pavimento sembra avere dei problemi. Wow, quanta sicurezza! Però cavolo, sembra ben fornito questo posto. Accidenti, aspettavano solo di regalarla questa casa, eh? Guarda qua quanto cibo! La madonna, quanta roba! Beh, se non vi dispiace che prendo tutta questa roba... Ma scusa, chi è questo tizio? Scusami. Scusate, eh. Mi scusi? E così tu avresti disinnescato la bomba. Settimane di attesa e sorveglianza sprecate! In futuro ti conviene dormire con un occhio aperto. Come cazzo ha fatto entrare questo? Le dispiacerebbe uscire da casa mia prima che le spari in faccia? Questo era solo un avvertimento. Ve l'ho detto 100.000 volte che non voglio gente tra i coglioni! Vedo che qui allora non ragioniamo, eh? Beh, io gliel'ho chiesto di andarsene. Wadsworth, prima di far entrare della gente in casa, prima chiedimi il permesso. Ah, che bello. Ehi, mi hanno fatto dei regali. Oh, ma c'è del sushi di benvenuto. Il mio pezzo preferito è l'uni. Assaggiamolo. Che schifo. Proviamo quello con la frittata. Ah, è terribile. Va bene che un regalo non si rifiuta mai, però... Quando una roba è terribile. Certo che il signor Lee ormai si è ambientato qui, eh. Eccomi qua, pazza scriteriata. Mi sono fatto 600 di radiazioni. Sei in vita! Questa è la buona notizia. Ma c'è stato un piccolo effetto collaterale. Una leggera, minuscola mutazione. Però scusami, in che senso una piccola mutazione? Prendi un po' di droghe antiradiazioni è un modo per dirti mi spiace di aver strapazzato il tuo DNA come farebbe un gatto con un gomitolo. Rigenerazione da radiazioni. Se soffri di avvelenamento da radiazioni avanzate, i tuoi arti si rigenereranno automaticamente. Wow, che magra consolazione. Devo farmi avvelenare dalle radiazioni per curarmi, eh certo, come no. Beh dai, non mi sembra di vedere un braccio che mi esce dallo stomaco almeno. Come la sistemiamo questa situazione dell'acqua che esce? Credo proprio che andrò a fare una visitina a un mio vecchio amico. Un vecchio amico che ci aiuterà a fare un sacco di soldi. Walt, sveglia, sveglia! Eh? Sì, cos'è? Beh, non è un segreto che il vecchio impianto di trattamento acque è messo male e io sono l'unico in città in grado di farlo funzionare. Allora ti aiuto io. A giudicare dalla pressione nell'impianto direi che le perdite nei condotti sono 3. Vediamo se posso aiutarti. Riparazione al 30, perfetto, ecco fatto. 2 e 3, perfetto, fatto. Walt, tutto sistemato. La pressione si è alzata nell'impianto. Sembra che le perdite siano state riparate. Grazie, grazie. Grazie a te. Ti propongo un affare. Ti pagherò dei tappi per i rottami di ferro che riuscirai a portare. Ah, finalmente, Walt. Ti troverai ovunque nella zona contaminata. Se avessi una buona riserva di ferraglia, potrei tenere in funzione l'impianto. E i tubi sarebbero a posto. Affare fatto? Affare fatto.
Ti porterò tutto quello che trovo, Walt, e anche di più, credimi. D'accordo, ritorniamo a cercare papà. Dobbiamo andare oltre il fiume. C'è ancora qua il cadavere del ratto talpa. Hai scoperto il sottoponte. Forse era meglio non scoprirlo. Vabbè, almeno abbiamo guadagnato un libro. Certo che ne esistono di posti strani al mondo. E visto che possiamo comprenderli meglio, tanto vale leggerli. Peccato che mi serve un punto abilità per poterli leggere. Sono troppo stupido a quanto pare. Oh, gente. Colpito. Sai che ho un vaghissimo ricordo di questa zona. Se non sbaglio, qui in un episodio avevo trovato i rinnegati. E dall'altra parte, se non ricordo male, c'erano i supermutanti. Ecco qua. Dov'è il tizio? Eccolo lì. Ciao! Finalmente un'arma decente. Che bello, finalmente. Un'arma che funziona. E infatti guardali là i supermutanti. Sai che per un attimo ho pensato si sarebbe buttato in acqua? Il paladino Afley della confraternita d'acciaio si trova dentro la metro. Ha detto che sta andando a dare manforte a Galaxy News Radio. Le metro sono molto pericolose, quindi stagli vicino. Sono armi molto potenti, potresti trovarti in serie difficoltà senza di loro. Ma grazie, che bello avere degli amici. Non c'è niente da vedere qui, outsider. Outsider, forza andiamo. Perlustriamo la metro, gente. Vi dispiace se vi raggiungo tra poco? Io voglio visitare un po' la metro. Ehi mamma, ho degli amici. Ma sai che quasi quasi lascio fare a loro? Io magari, per non sprecare munizioni preziose, userò solamente armi melee. Allora cavaliere, che ha da raccontarmi? Forza, mi dica. È mai stato qui nelle metropolitane? È la mia prima volta, sa? Non sono mai uscito da un Vault io, questa è la mia prima gita. Avete trovato mai qualcosa di strano all'interno della metropolitana? Io una volta ho sparato a un grosso scarafaggio radioattivo con una pistola d'aria compressa. Chi è? Cos'è? Qualcuno mi protegga, forza, sono un civile! Forza, vieni! Anche io so proteggermi, avete visto? Forza, avanziamo, ho depredato tutto! Ah, per fortuna avevamo la chiave. Visto, sono stato utile. Ragazzi, mi state schiacciando con le vostre armature. Ah, che bello. Entrai nella metropolitana, ora è molto più sicuro. Lui non sembra molto d'accordo, però. Ehi là! Cacchio, siete più duri di quanto mi aspettassi. Confratelli, aiuto! Ok, ancora me la so cavare da solo. Pistola Vaz 1000. Sembra interessante. Oddio mio, gli hanno mangiato gli occhi. Che bestie. Scusatemi se mi sono allontanato. Non lo farò più. Non è vero, lo farò ancora. Allora, i vostri giri qui nella metro sono sempre così noiosi? Aiutami. Dov'è? Ma da dove siete apparsi? Ma scusami. Ma scusa, tu li hai visti arrivare? Vedo qualcuno di grande e grosso là sopra io. Senti, posso fare il primo colpo? Vabbè, do anche l'ultimo se permetti. Stabilito. Ti ho fatto l'assist, hai visto? Devo ricordarmela questa cosa, effettivamente. Mi rubano i punti esperienza. Sai di cosa avrei bisogno? Di pacchi di microfusione. Cos'è stato? Beccatevi questo, stronzi! Ecco qua, dai! Beccatevi questo, pezzi di merda! Ah, meno male che... gli assist comunque contano come uccisione. Ah, hai visto che assist? Madonna mia, ma quanto sono infestate ste zone. Oh no, ho colpito un confratello. Ti prego, non uccidermi. Madonna mia, quanta grande quello con lanciafiamme. Madonna mia, che casino. Mi date 5 minuti che depredo tutti i cadaveri? Con l'età arrivano anche grandi poteri. Ogni mese che passa all'interno del gioco ottieni un bonus del 2% di danno fino a un massimo del 20%. Ovviamente questo perk è da prendere all'inizio del gioco. Beh, mi sembra una buona scelta. Grazie al tuo allenamento all'interno del Vault 101 con la pistola d'aria, farai il 10% in più di danno ai bersagli che non si muovono. Sai che quasi quasi. Mamma mia, che casino che avete combinato, ragazzi. Ragazzi, non vorrei fare il pignolo, ma io sono strapieno.
Ok, avanziamo per favore. Ma con tutta la vostra magica attrezzatura, perché tu hai preso un asse di legno? Ehi ragazzi, grazie del passaggio, siete stati di grande aiuto. La ringrazio, paladino Huffley. Credo che non si usi così quel fucile, mio caro iniziato. Wow, che tempo di merda che c'è oggi. Aiutatemi, supermutanti, per favore. Neosten Combat SG. Credo proprio che al prossimo level up aumentiamo un po' il peso. M1 Garand Rifle. Ma quanta bella robina che non posso prendere perché sono troppo pesante. Ma pensa se non avevo lo zaino. Bello. Ehi, salve. Ah, siete tutti riuniti, vedo. Senti, non so chi sei, ma non sei di queste parti. No, sono di un Volta. I supermutanti hanno sopraffatto i nostri fratelli presso l'edificio della Galaxy News Radio e siamo diretti lì per dargli il nostro appoggio. Puoi aggregarti a noi se vuoi, ma tieni giù la testa e non prendere iniziative idiote. Iniziative idiote intendi sparare alla gente? Porca puttana! Questo intendevi con iniziative folli? Vabbè, io faccio rifornimento se non vi dispiace. Ok, noi li staniamo. Io vi seguo, ragazzi. Al mio segnale. Ma cosa lo guardi, scemo? Bello. Oh, sono troppo pesante. Di nuovo. Mi devo arrangiare, vero? Tutto a posto qui? Io intanto depredo i cadaveri. Cosa è stato? Cos'è questo rumore? Behemoth. È quel coso gigante che si sta maledettamente avvicinando troppo a noi? Ah, non ho pagato per questo. Voglio vivere. Dai, fatemi fare un colpo anche a me. Mi vale come uccisione. Oh, non me l'ha contata. Ma sono io l'eroe, non voi. Oh, poverino, è morto questo. C'aveva pure un Fatman. Oh, cacchio. Oh, ma andiamo, ragazzi. Era la mia uccisione. Mi servono a me i punti esperienza. Ora tocca a me ringraziarti. Beh, ho aiutato. Comunque, l'area è sicura. Quindi puoi parlare liberamente con Treccani se ne hai bisogno. Ti ringrazio. Ah, che fregatura. Tutti quei colpi sprecati per nulla.